dalla Prima Guerra Mondiale alle missioni di pace di oggi, passando per gli interventi di protezione civile. Il Museo Nazionale Storico degli Alpini di Trento racconta attraverso fotografie, documenti e cimeli la storia ultracentenaria del corpo. Gli Alpini nascono il 15 ottobre del 1872. Il loro ideatore principale fu il capitano Perrucchetti, che scrisse numerosi saggi riguardo all'efficacia di poter utilizzare valligiani e montanari che difendevano i nostri confini naturali, cioè le nostre bellissime Alpi. In realtà questa proposta fu accolta ben volentieri dal ministro della guerra Ricotti Magnani, il quale era anche uno dei fondatori del CAI e quindi realizzò il corpo degli Alpini. All'inizio prima compagnie, poi battaglioni, poi in seguito reggimenti, e questi uomini delle nostre valli cominciarono a prestare servizio militare con una caratteristica, il fatto di essere legati al territorio e quindi di conoscerci già prima di fare servizio militare. Questo ha permesso un alto senso di amicizia, cameratismo, e la loro prova del fuoco fu in Eritrea nel 1896, ma fu soprattutto la Prima Guerra Mondiale che cementò questo legame tra gli uomini, un legame che arrivò a essere a diventare un ideale e che fu portato anche alla base della creazione dell'Associazione Nazionale Alpini nel 1919. Il museo, che si trova sul Dos Trento, fa parte della rete Trentino Grande Guerra, un progetto che in 19 tappe percorre l'intera provincia sulle tracce lasciate dal primo conflitto mondiale, al termine del quale il Trentino è passato all'Italia. Nel museo la memoria è tenuta viva dai tanti cimeli che chi ha indossato il cappello d'alpino continua a portare qui. Nel sacrario delle medaglie d'oro delle truppe alpine ci sono importanti opere. Al centro troneggia un masso del Monte Grappa. Usciti dall'edificio principale, ci si imbatte in un curioso museo nel museo, quello che gli alpini hanno dedicato al fedele compagno di tante fatiche, il mulo. Ci sono poi una biblioteca e la sala delle divise, che non raccontano solo l'evoluzione della dotazione degli alpini, ma anche la storia di chi le ha indossate. Il Museo degli Alpini non racconta solo una storia, fa anche parte di una storia. È quella del luogo dove si trova, ossia il Dos Trento. Storia di un simbolo per la sua posizione strategica, tanto che era abitato sin dalla preistoria, storia di simboli e di chi se ne è appropriato, come la figura di Cesare Battisti, socialista e redentista alpino ucciso dagli austriaci. Il monumento a lui dedicato fu fatto costruire dal regime fascista nella città da poco passata all'Italia. In quest'ottica un altro simbolo ancora più grande doveva sorgere attorno ad esso. Negli anni 20 venne creata la Fondazione Acropoli Alpina, che diventò poi ente dello Stato nel 1938. La Fondazione si proponeva di raccogliere le glorie e la storia degli alpini in una grande acropoli. Questo progetto, che qui vedete illustrato in questa fotografia proprio di un plastico degli anni 30, prevedeva nelle linee di un castrum romano la costruzione di 17 torri, ognuna delle quali raccoglieva la memoria di un reggimento degli alpini, un museo, una chiesa, sacrario e un grande piazzale. Successivamente la seconda parte prevedeva la costruzione della strada degli alpini, che in effetti nel giro di poco più di 2 anni, tra il 40 e il 42, il distaccamento alpini della Verruca, così era chiamato Dos di Trento in quegli anni, e costruì con grande abilità, 240 uomini circa. Le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale bloccarono il faraonico progetto. Trento, però, volle comunque omaggiare gli alpini e così il comune donò un'ex polveriera austriaca della Prima Guerra Mondiale per farne un museo. E sulle rovine di questa polveriera venne costruito successivamente il museo tra il 1956 e il 1958. Fu inaugurato infatti il 15 marzo del 58, proprio in occasione della Adunata Nazionale degli Alpini che si svolgeva proprio in quei giorni a Trento. Il modo più bello per arrivare al Museo Storico Nazionale degli Alpini è quello di percorrere a piccoli passi la strada costruita dalle penne nere che parte dal quartiere di Piedicastello. Sotto i nostri occhi si estende la città,
Sotto i nostri piedi passa la storia. Nei tunnel scavati nel Dos Trento, dove un tempo passava la tangenziale con il suo carico di auto, la Fondazione Museo Storico del Trentino ha aperto le gallerie, uno spazio che, fra passato e futuro, racconta i trentini e la loro terra. Anche le gallerie sono una tappa della rete Trentino Grande Guerra.